Prossimo consiglio dei ministri a Cutro. La Meloni rompe il silenzio e risponde così alle polemiche sulla sua mancata presenza in Calabria dopo la strage di migranti nelle acque crotonesi. Intanto la Procura della Repubblica di Crotone punta all'incidente probatorio per i sopravvissuti. Ascesa favorita dall''Ndrangheta. Confiscati beni per 1,4 milioni di euro ad un imprenditore reggino. Operazione della Guardia di Finanza nei confronti di un operatore edile attivo nel settore dei pubblici appalti e ritenuto contiguo alle cosche. Non aderiscono ad Arrical la regione commissaria a 4 comuni. Linea dura della Giunta Occhiuto in tema di acqua e rifiuti. Commissariati i comuni di Gioia Tauro, Pianopoli, Acqua Formosa e San Giovanni di Gerace. Sull'autonomia differenziata Occhiuto sbaglia. Il presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera Roberto Fico a Cosenza per un'iniziativa apre alla Schlein. Insieme si può lavorare. Cardinale si trasforma nel borgo della Nocciola. Presentato ieri sera nel centro della provincia catanzarese il progetto finanziato dalla regione. Riqualificazione, percorsi turistici e studi scientifici per legare sempre di più Cardinale al suo prodotto d'eccellenza. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV in apertura del nostro notiziario. La strage di Cutro. Si terrà infatti proprio a Cutro il prossimo Consiglio dei Ministri. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che rompe così il silenzio e risponde alle polemiche sulla sua mancata presenza sul luogo della tragedia. Intanto la Procura della Repubblica di Crotone punta all'incidente probatorio per i sopravvissuti, si indaga su due livelli. Gli inquirenti vogliono ricostruire l'attività degli scafisti e valutare l'eventuale omissione di soccorso. Ora io mi chiedo se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che è in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone, tra cui qualche bambino. Cioè, vi chiedo, ma guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone, tra cui un bambino di circa 3 anni, il cui cadavere noi scopriamo oggi, e non lo ha fatto. Vi prego, cerchiamo di essere un minimo seri. La questione è semplice, nella sua tragicità. Non è arrivato alle nostre autorità nessuna, diciamo così, comunicazione di emergenza da Frontex. E al termine di un impegnativo tour internazionale, prima in India e poi in Qatar, che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sulla tragedia di Steccato di Cutro ed interviene sulle polemiche relative ai soccorsi. Poi il richiamo sull'impegno quotidiano sul tema immigrazione. Io stamattina qui con Mohammed bin Zayed ho parlato di immigrazione, di come favorire flussi legali impedendo flussi illegali, di come fermare una tratta vergognosa e cinica che mette a repentaglio la vita delle persone. Ma c'è anche un'indicazione più significativa con la Premier Meloni, che ribatte duramente alle critiche sulla sua mancata presenza a Cutro. Guardi, io ho valutato qualcosa di più già da qualche giorno, per la verità, e cioè di celebrare il prossimo Consiglio dei Ministri a Cutro sul tema dell'immigrazione, perché vede, io penso che il modo migliore per onorare quelle vittime sia impedire che accada ancora. Questo è il compito del governo. La Procura della Repubblica di Crotone vuole sentire i sopravvissuti del tragico naufragio dei migranti nelle acque di Steccato di Cutro, nella forma dell'incidente probatorio. L'obiettivo per gli inquirenti è quello di reperire dati ed elementi utili a ricostruire l'attività degli scafisti e la dinamica dello schianto che ha causato decine di vittime e di dispersi. Attendiamo la fissazione della data, a dirlo è legale, di due dei tre scafisti arrestati nei giorni scorsi. Si tratta di due pakistani, tra cui un minore. Ci aspettiamo di ascoltare le persone indicate nella richiesta, dice ancora l'avvocato. I miei assistiti dicono però che loro non avevano alcun ruolo nella traversata, professando la loro innocenza.
Adesso sarà il GIP Michele Ciociola a fissare la data sulla richiesta di incidente probatorio avanzata dal procuratore Capoccia e il PM Pasquale Festa. Sul versante dei soccorsi, che rappresentano l'oggetto del secondo fascicolo aperto dalla procura pitagorica, l'inchiesta, che entrerà nel vivo nella prossima settimana, si baserà anche sulle relazioni di servizio delle istituzioni a vario titolo coinvolte nell'evento, tra cui la relazione di servizio della Guardia Costiera, che racconta anche momenti successivi al naufragio. Sul versante politico, invece, si placano i toni attorno al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo la richiesta di dimissioni da parte della neosegretaria del PD, Elly Schlein. A chiudere la discussione ci ha pensato la premier Giorgia Meloni. L'opposizione chiede ogni giorno le dimissioni di un ministro diverso, per cui non fa più molta notizia. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Operazione della Guardia di Finanza nei confronti di un imprenditore edile del Reggino attivo nel settore dei pubblici appalti e ritenuto contiguo alle cosche di 'Ndrangheta. Disposta nei suoi confronti la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 1,4 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della DDA diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha confiscato beni per un valore di circa 1.400.000 euro riconducibili ad un imprenditore edile reggino già attivo nel settore degli appalti pubblici, considerato contiguo all'Andrangheta. La sua ascesa imprenditoriale sarebbe infatti stata favorita dall'appoggio della criminalità organizzata reggina, un sostegno che dunque avrebbe favorito i business del soggetto destinatario del provvedimento a scapito dell'economia legale. L'uomo è stato tra l'altro coinvolto in un'operazione denominata Nuovo Corso, poi confluita nel processo Epicentro, al termine del quale l'imprenditore è stato condannato in primo grado ad 8 anni di reclusione per il reato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Oggetto della confisca eseguita dalle Fiamme Gialle, quote di partecipazione al capitale di una società operante nel noleggio di auto, 12 fabbricati, 8 terreni e varie disponibilità finanziarie. Lasciamo la cronaca. Linea dura della Regione Calabria, in particolare del governatore Occhiuto, in tema di acqua e rifiuti. La Regione commissaria infatti i comuni di Gioia Tauro, Pianopoli, Acqua Formosa e San Giovanni di Gerace che non hanno aderito all'autorità regionale rifiuti e risorse idriche della Calabria. Con 4 distinte delibere, la Giunta regionale, su proposta del presidente Roberto Occhiuto e dell'assessore all'ambiente Marcello Minenna, ha commissariato i comuni di Gioia Tauro, Pianopoli, Acqua Formosa e San Giovanni di Gerace che, oltre a non aderire all'autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria, nelle scorse settimane hanno approvato delibere per la non adesione alla nuova autority regionale per rifiuti ed acqua. Nei confronti di questi 4 comuni adesso la Regione eserciterà il potere sostitutivo attraverso l'individuazione di un commissario ad acta chiamato ad adottare il provvedimento di adesione all'Arrical, adempimento obbligatorio previsto dalla legge. Il governatore Roberto Occhiuto dunque sceglie la linea dura, nonostante il clima sia già molto teso, scatenando la reazione del comune di Acqua Formosa, dove il Consiglio Comunale ha definito quello della Regione Calabria un atto di prepotenza ed arroganza istituzionale, senza alcun rispetto verso i sindaci, i consigli comunali e le comunità interessate. La proposta regionale continua però a dividere. Già nei giorni scorsi, infatti, i comuni del Crotonese, Congesi e i comuni di Pianopoli e Cortale nel Catanzarese hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sia la proposta di subentro iniziale, che individua in Sorical il gestore unico, che il successivo decreto del commissario Arrical del 20 gennaio scorso. Un braccio di ferro tra comuni e regione, il cui esito probabilmente sarà definito solo dalla giustizia amministrativa. Ha preso il via da Cosenza il tour in Calabria di Roberto Fico, presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. La tragedia di Cutro, l'autonomia differenziata ed un possibile avvicinamento alla PD, i temi affrontati nel corso dell'incontro. Il no secco all'autonomia differenziata, un commento sull'immane tragedia di Cutro e poi il New Deal del Movimento 5 Stelle e il possibile riavvicinamento al nuovo Partito Democratico guidato dalla segretaria Elly Schlein. Roberto Fico, presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera, ha fatto visita a Cosenza dando il via al suo personalissimo mini tour nella nostra regione. Sull'autonomia differenziata, Fico
e lapidario, avremo inevitabilmente un paese a due velocità. Il parere favorevole di Occhiuto per la Calabria è proprio una delega in bianco, indebolisce la Calabria, indebolisce i calabresi e avremo in modo cristallizzato due paesi a due velocità e questo non va bene. Sui possibili rapporti tra PD e Movimento 5 Stelle, l'ex presidente della Camera si dice felice e soddisfatto dell'elezione di Elish Lane e apre ad un possibile confronto. Sì, già l'ho detto, faccio i miei migliori auguri alla Slane, alla guida del Partito Democratico. Noi abbiamo posto dei temi importanti in questi anni, dal salario minimo alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, al reddito di cittadinanza, quindi se ci sono sensibilità maggiori su questi temi, ben venga un lavoro insieme nell'interesse dei cittadini. Altro tema, quello riguardante la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle in Calabria. Manca il coordinatore dopo l'addio di Massimo Misiti. Sì, questo è poi una delega che lo statuto attribuisce al presidente del Movimento 5 Stelle, quindi a Giuseppe Conte, se lei intende anche i coordinatori, ma in questo momento noi stiamo lavorando in tutta Italia, sono stati nominati quasi tutti i coordinatori e stiamo ampliando la nostra capacità strutturale per lavorare meglio sulle tematiche e sui territori. E all'incontro con Fico era presente anche la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, che si è soffermata sulla necessità di riorganizzare il movimento sui territori. La necessità è impellente perché c'è fermento, comunque c'è voglia di ritornare sui territori, c'è voglia di attivare tutta una serie di iniziative di interesse pubblico sui temi caldi della Calabria, dalla gestione dei rifiuti alla tutela ambientale, la questione della sanità, dei diritti sociali e dei diritti civili. Quindi attendiamo ovviamente che Conte nomini il nuovo coordinatore e che si riattivino i gruppi territoriali che saranno il vero sistema nervoso del nostro partito. Si fermano nuovamente i lavori al nuovo Tribunale di Locri, un'eterna incompiuta quella del nuovo Palazzo di Giustizia, una situazione inaccettabile ed insostenibile, afferma ai nostri microfoni l'assessore regionale al lavoro Giovanni Calabrese. Una notizia che sta circolando insistentemente, abbiamo anche verificato insieme al sindaco Fontana, il sindaco di Locri, e attraverso un'interlocuzione con il Presidente del Tribunale, in quanto l'ultima riunione era stata appunto, se non ricordo male, tra ottobre e novembre, dove si era auspicata e si era quasi concluso l'iter procedurale per la ripresa dei lavori dopo l'approvazione dell'ennesima perizia di variante, notizia di queste ore e sembrerebbe che l'iter procedurale sia nuovamente bloccato con il rischio che bisogna ricominciare da capo. È una situazione per noi inaccettabile e insostenibile. Con il sindaco Fontana abbiamo, dopo un'interlocuzione presso il Tribunale, abbiamo interagito con l'onorevole Wanda Ferro, sottosegretario agli interni, la quale ha già parlato con il viceministro della giustizia, che la delega all'edilizia giudiziaria, l'onorevole Francesco Sisto, affinché si intervenga e si trovi una soluzione definitiva su un palazzo di giustizia dove i lavori sono iniziati, l'iter amministrativo è iniziato 25 anni fa. E mancavano le risorse negli anni scorsi e 7 milioni sono ancora sul bilancio di alcuni luoghi, il vecchio finanziamento del 98, gli altri 14 milioni sono stati reperiti al Ministero della Giustizia. È inaccettabile che, avendo le risorse, avendo già l'appalto in corso, non si vada avanti per cavilli burocratici. Il calabrese era presente questa mattina alla presentazione a San Luca del progetto Itaca che, coinvolgendo 19 comuni della Locride, punta allo sviluppo e alla promozione culturale e turistica di un territorio ricco di storia e di risorse. Sentiamo. Itaca, come la patria di Ulisse e la terra del ritorno, ma anche come Italia Cancun, due terre che si uniscono nella figura di Filippo Strano, originario di Bovalino in provincia di Reggio Calabria e console onorario a Cancun in Messico. È proprio Itaca il nome del progetto che Strano ha ideato coinvolgendo 19 comuni della Locride. Riviera Cristallina, il nome del brand scelto. Un progetto che vede al centro lo sviluppo e la promozione culturale e turistica di un territorio ricco di storie e di risorse attraverso la cooperazione di associazioni, istituzioni e attività operanti all'interno dell'area. Un progetto complesso, articolato, che costruisco dal 2018. Un progetto che ha come finalità a lunghissimo termine quella di creare un flusso importante di turisti nazionali, locali e internazionali nella zona,
una zona delimitata in una prima fase con un brand, con un nome che rivelerò oggi, che poi si espanderà nel corso del tempo, quindi avrà differenti fasi. Cominciamo dal sociale, quindi rigenerazione del tessuto sociale, riattivazione dei paesi, riattivazione dei centri dei paesi, e poi passiamo alla parte invece di commercializzazione di un prodotto turistico ben definito, ben delimitato e segmentato. Ma un'azione diversa rispetto a tante altre iniziative promosse nel passato, un'azione che parte da una persona importante che è il console onorario del Messico, che ha originario di questo territorio, di Bovalino, che ci propone anche con l'impegno di diverse istituzioni, di diversi imprenditori del Messico, un progetto nuovo e diverso di sviluppo turistico del territorio. Qualsiasi altra strategia turistica ritengo che sia fondamentale, che sia importante, perché sviluppo un'idea altrettanto fondamentale per i nostri territori e sui quali mi permetto di dire che tutti i sindaci della Locride dovremmo insistere, cioè quella del ragionare e del porre in essere iniziative e attività sempre di territorio e non più soltanto di semplice ambito comunale. A proposito di valorizzazione del territorio, ce ne andiamo ora a Cardinale, dove grazie ad un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro il centro della provincia catanzarese si prepara a trasformarsi in un vero e proprio borgo della nocciola. Previsti interventi di riqualificazione urbana, percorsi turistici ed uno studio scientifico sulle proprietà nutraceutiche della nocciola. Ieri sera la presentazione ufficiale del progetto. 1,5 milioni di euro, un investimento consistente soprattutto per un centro di non grandi dimensioni ma capace di elaborare un'idea progettuale innovativa, sì, ma ancorata alla propria identità. Cardinale, in provincia di Catanzaro, si prepara così a trasformarsi nel borgo della nocciola. In questi luoghi infatti prendono vita e danno frutti da lontano 1700 noccioleti che regalano uno dei prodotti più apprezzati nel paniere agroalimentare calabrese, le nocciole biologiche. Ieri sera la presentazione ufficiale del progetto con l'inizio ufficiale dei lavori. Noi ci abbiamo lavorato tantissimo perché abbiamo creduto sin dall'inizio della mia amministrazione nella nocciola come risorsa per il nostro paese. Una svolta sia dal punto di vista architettonico, perché finalmente avremo un borgo con la pavimentazione in pietra, e anche sotto altri punti di vista un'occasione di rilancio, perché a contorno di questi lavori, di la parte architettonica del progetto, c'è una serie di iniziative, tra cui un'iniziativa sulle proprietà nutraceutiche della nocciola stessa. Interventi che mirano anche alla riqualificazione del territorio. Infatti gli interventi verteranno nella riqualificazione di tutte le aree limitrofe alla piazza. Oltre a questo abbiamo previsto la creazione di un itinerario turistico dove appunto si attraverso il passaggio dal centro storico si tracceranno dei punti focali all'interno del territorio naturalistico di Cardinale, toccando le varie fontane storiche di Cardinale. Entusiasti i produttori di nocciole biologiche calabresi, consapevoli della necessità di unire sempre di più la qualità del prodotto al territorio. È una cosa molto importante perché stiamo chiudendo un cerchio, che sarebbe quello di creare questo borgo della nocciola. All'interno di questo borgo ci saranno dei turisti, ci saranno nuove attività gastronomiche e pasticcerie, quindi si risalta un qualcosa di utile per quello che è il nostro prodotto, per valorizzare il territorio e il prodotto nocciola. E quello che noi dobbiamo fare è promuovere questo prodotto. Ma non basta soltanto con questo progetto del borgo, della nocciola, noi dovremmo fare un altro progetto, quello del turismo, e insegnare anche ai nostri ristoratori e ai nostri pasticceri a utilizzare questo prodotto di eccellenza. Importante riconoscimento per il medico soveratese Giuseppe Pipicelli, già direttore dell'unità operativa complessa di diabetologia e dietologia dell'ASPA di Catanzaro. Pipicelli ha ricevuto la Stella d'Oro al merito sportivo, la più alta onorificenza sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
È stata consegnata a Soverato la Stella d'Oro al merito sportivo, la più alta onorificenza sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a Giuseppe Pipicelli, il primo soveratese a ricevere tale importantissimo riconoscimento. Già direttore dell'unità operativa complessa di diabetologia e dietologia dell'ASP di Catanzaro, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali in tema di diabete e nutrizione e di libri nello stesso ambito scientifico. In ambito sportivo Pipicelli è impegnato da oltre 50 anni, lo stesso ha un palmarès di altissimo livello. Vorrei dire una cosa importante per me e per la città di Soverato. Io sono il primo soveratese nella storia dello sport ad essere insignito della Stella d'Oro del CONI, e nonostante questo il mio impegno continua immutato e attualmente sono tesserato come dirigente del nuovo basket Soverato, che milita nel campionato di Serie D regionale della Calabria. Inoltre nell'ambito sociale io sono vicepresidente italiano dell'Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e ci impegniamo da oltre 30 anni nell'inclusione dei pazienti diabetici nello sport, con risultati molto altisonanti in alcuni casi, perché abbiamo anche atleti olimpici con diabete. Ed è tutto per il momento, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sull'altro Corriere TV.